Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto a gennaio, che sono state delle buonissime letture. Come sempre giù nell'info box troverete i link dei vari libri citati in questo video, sono link affiliati, questo vuol dire che in caso di ordine, di un ordine, di un acquisto tramite uno di questi link, per voi non comporterà nessun sovrapprezzo, semplicemente io riceverò una piccolissima percentuale che mi aiuterà ad andare avanti con il canale. E se vi va, vi invito anche a iscrivervi e a commentare questo video. Allora, parto con la prima lettura che ho fatto. Ho partecipato a un review tour, quindi ho letto il libro in realtà in anteprima, è il nuovissimo libro di Roberta Fierro che si chiama The Orion Keepers, spero di averlo pronunciato bene. Siamo su un fantasy romance new adult, un autoconclusivo che a me è piaciuto moltissimo. Aleka, che è la nostra protagonista, che è di ritorno dalla città stella di Bellatrix, dove appunto gli abitanti di Orione sono costretti a fare un anno di accademia militare. Ritorna nella stella più povera della costellazione e il suo ritorno coincide con il centenario della nuova Orione. E questi festeggiamenti si terranno nella città stella più bella, più ricca di Orione, che si chiama Rigel. Quindi Aleka raggiunge Rigel insieme alla sua famiglia, facendo anche un incontro un po' inaspettato e cercando di mantenere nascosti i suoi poteri, anche se sa che non potrà farlo ancora per molto. È proprio su questa stella, su questa città stella, che nei vicoli la ragazza riceve un antico pugnale. Si ritrova quindi catapultata in una misteriosa profezia. Allora, intanto questo libro mi è piaciuto moltissimo per il mondo creato dall'autrice. L'autrice appunto ci trasporta tra le stelle, questo world building è bellissimo, ben descritto, è proprio un bel viaggio, le descrizioni sono molto belle, ti fanno proprio vedere quello che l'autrice scrive e non sono mai prolisse o noiose. La trama è originale e anche interessante, la protagonista, i protagonisti in generale mi sono piaciuti. Aleka è una ragazza forte, mi sono piaciute anche le interazioni che ci sono stati tra i personaggi. Il mio preferito però è Deneb, il migliore amico della protagonista, che appunto l'accompagnerà in questo suo viaggio e che si è preso un pezzettino del mio cuore, quindi il mio preferito è lui, ma credo che sia anche quello un po' più gettonato, almeno dalle letture che ho fatto delle altre recensioni, più o meno diciamo Deneb è in classifica, è in alto nella classifica. È appunto un fantasy romance, la parte romance è ben gestita, non stona con il resto della trama, è ben intrecciata, è ben inserita, non risulta stucchevole, noiosa, quindi secondo me è un romance adatto anche a chi di solito non va propriamente a cercare libri romance. Mi è piaciuto anche perché è una lettura ricca di segreti da scoprire, di inganni, di azione, quindi è una lettura che tiene ben incollati alle pagine e sicuramente non annoia. Assolutamente consigliato, un libro che a me è piaciuto moltissimo. Ho fatto poi una, diciamo, rilettura, perché Sabrina Pennacchio ha fatto uscire una nuova edizione di A Winter Story, che io avevo già letto. All'inizio era divisa in due volumi, dove il secondo volume era scritto da un'altra autrice, mentre adesso è un volume unico, scritto interamente da Sabrina Pennacchio, e cambia, abbiamo un epilogo diverso, insomma è leggermente diverso il finale. E inoltre devo dire che gli interni del volume sono molto più belli, molto più curati, con delle belle illustrazioni, insomma Sabrina ha fatto un ottimo lavoro. Qua siamo nell'antica Cina, la nostra protagonista è la principessa Troll, che è molto incuriosita dal mondo degli umani.
E quindi lei di nascosto va appunto a spiare gli umani che si scambiano i dolcetti della luna. Lei è molto attratta da questi dolcetti, da questa usanza e ne è anche molto ghiotta. Questi dolcetti chiamati anche bacio d'inverno. È proprio durante una di queste sue scappatelle nel mondo umano che viene, diciamo tra virgolette, salvata da un pescatore e da qui partirà tutta la storia. La nostra storia è una storia veramente molto dolce e delicata, è anche molto commovente, è una storia che emoziona. Mi è piaciuto molto soprattutto anche le ambientazioni molto invernali di questa antica Cina in un periodo però non ben definito. Mi sono piaciute molto anche tutte le varie storie, la mitologia, la storia della Cina. Quindi appunto troviamo i troll, tutte le varie leggende collegate a questo periodo in Cina, è molto molto interessante, una storia molto piccola perché sono poco meno di 100 pagine, mi sembra, quindi si legge molto velocemente. La scrittura poi di Sabrina Pennacchio a me piace molto perché è sempre scorrevolissima, e quindi anche questo è un libro che vi consiglio, soprattutto se amate i fantasy orientali oppure se avete poco tempo, volete qualcosa di corto o se dovete uscire da un blocco del lettore. Poi ho letto anche due volumi, questa è stata una collaborazione con Simona Gurzi. Allora, questi sono i primi due volumi di quattro delle Cronache di Etis. Per ora sono usciti solo questi due volumi. Abbiamo la prima parte che è La Prescelta e la Principessa, e poi abbiamo la seconda parte che è I Gioielli del Potere. Allora, partiamo intanto dal primo volume. Vi leggo un po' che cosa c'è scritto qua dietro. La vita di Serfin, giovane appassionata di lettura, cambia drasticamente quando un uomo misterioso la riporta in quello che è il suo vero luogo di appartenenza, il regno di Etis. La ragazza ricorda così di appartenere agli Oscuri, un popolo in continua combutta con i guerrieri della luce, per quei territori che hanno visto solo guerra negli ultimi secoli. Selfin riuscirà a compiere il suo destino? E Teros, l'affascinante principe dei guerrieri della luce, l'aiuterà o rappresenterà solo una pericolosa tentazione per lei? Quindi a me già questo mi aveva catturato l'attenzione. Io seguivo da un po' quest'autrice e questi suoi libri perché ne sentivo parlare molto molto bene. Allora, intanto c'è da dire che sono libri che si leggono velocemente. La scrittura dell'autrice è una scrittura molto veloce, senza fronzoli, che va dritta al punto, non si perde in descrizioni particolari, è molto diretta. È una scrittura molto asciutta, che da un lato può spiazzare, però devo dire che a me è una scrittura che non è dispiaciuta. È un libro che in 345 pagine racchiude tantissimi eventi. Ho letto in una recensione una ragazza che ha scritto: di questo libro in realtà ci potrebbe uscire una storia di più di 500 pagine, e questo è vero, però. Tutta questa serie di eventi fanno sì che la narrazione sia, la storia sia dinamica, sia avvincente, sia una storia, diciamo, veloce, ma allo stesso tempo non si perde, il valore dei personaggi, non si perde, la trama non va a scadere, ecco. I personaggi mi sono piaciuti molto, sono ben costruiti, sono ben caratterizzati, mi sono piaciute anche le varie relazioni e i vari intrecci che ci sono tra i personaggi, perché è una storia veramente tanto ricca di intrecci, inganni, guerre, lotte, c'è di tutto in questo libro e devo dire che è un libro che mi ha tenuta ben incollata alle pagine e sono contenta di averlo letto perché effettivamente è un buon libro, magari ha i suoi difetti, però è un ottimo libro. Credo che sia il libro di esordio dell'autrice. Il secondo volume. Allora, intanto rispetto al primo abbiamo una grafica un po' più curata, non che il primo non lo sia, semplicemente qua abbiamo un po' più di illustrazioni, eccetera. In fondo abbiamo anche delle immagini. Anche questo secondo volume mi è piaciuto moltissimo. Come per il primo, la scrittura rimane molto veloce, molto schietta, ma
La trovo migliorata. L'autrice comunque dà degli spunti in più, delle descrizioni in più, è diciamo una scrittura più curata rispetto al primo libro. Anche qua non mancano colpi di scena, rivelazioni, segreti, abbiamo dei nuovi personaggi che mi sono piaciuti moltissimo quanto quelli vecchi. La caratteristica di questi due libri, dei personaggi di questi due libri che a me è piaciuta molto, è che sono due libri carichi di donne forti. Quindi se cercate degli epic fantasy dove però le donne sono delle donne cazzute, questi due libri ve li consiglio. Sono delle letture veloci, che intrattengono molto bene, che non annoiano. La storia è molto carina, aspetto il terzo volume perché comunque ecco, hanno catturato la mia attenzione e mi è rimasta ormai la curiosità di sapere come va a finire questa storia. Altro review tour a cui ho partecipato è Valley Night, il secondo, The Lady and the Butler. Di Lisa Saporito. Allora, questo è un fantasy romance, un autoconclusivo, che però fa parte di una trilogia. Il primo libro, vi lascio la copertina, era Valley Night The Prince, non mi ricordo il titolo, comunque sono dei retelling, diciamo così, di Robin Hood con una protagonista femminile. Questo secondo volume è ambientato prima delle vicende del primo libro, quindi come tutto è iniziato, come la nostra protagonista è poi diventata quello che è nel secondo libro. È vero che sono due libri autoconclusivi, però è bello leggerli entrambi, avere una visione un po' più completa. Questo è proprio un prequel vero e proprio, ma devo essere sincera, il primo mi era piaciuto tantissimo, l'avevo letto in digitale per una collaborazione e poi l'ho acquistato in cartaceo e non credevo che anche il secondo mi sarebbe piaciuto così tanto. In realtà, forse, forse mi è piaciuto leggermente più del primo, anche se se la danno lì, però forse il secondo mi è piaciuto leggermente di più. È stata veramente una sorpresa, infatti anche questo lo voglio poi in cartaceo. Anche qua siamo sempre a Valley Night, è un libro delizioso, un libro dolce, è un libro coccola, nonostante ci siano all'interno delle tematiche abbastanza pesanti come la perdita, la violenza, eccetera, però l'autrice riesce a descriverle, a raccontarle in un modo molto delicato e quindi questo rende il libro adatto a chiunque, anche ai più sensibili. È proprio come se fosse una favola. È un libro molto carino. È un libro che comunque è carico di azione, ci sono anche qua degli intrighi. Mi sono piaciuti moltissimo. I personaggi sono fantastici. Alcuni mi sono piaciuti più di altri, ma in generale mi sono piaciuti tutti, compresa la protagonista che è, soprattutto nella prima parte del libro, odiosa, ma è volutamente odiosa, cioè lei è la riccona che deve mantenere un certo ruolo, deve mantenere una certa maschera e quindi si finge ancora più odiosa di quella che è nei confronti della servitù soprattutto. Però insomma sono dei personaggi ben costruiti, ben caratterizzati. È una storia che si legge in pochissimo tempo, sono 270 pagine più o meno, si legge velocissimamente, in più è una storia accattivante, veramente molto molto carina e ve la consiglio perché a me è piaciuta tantissimo. Ho letto poi una graphic novel che io ho acquistato a Lucca Comics ed è Giulietta Zombie. Jacopo Angelini è lo scrittore, mentre Chiara Jacobelli è la disegnatrice. Disegni che tra l'altro a me sono piaciuti molto, delle tavole molto belle con dei bellissimi colori. Ma di che cosa parla questa graphic novel edita Fanucci? Vi leggo il dietro. Allora, Giulietta e Romeo, impossibile nominare l'una senza l'altro, legati per sempre da un amore indissolubile fino alla morte. Ma dopo? Se dopo aver assunto il veleno datole da frate Lorenzo, Giulietta si risvegliasse trasformata, diventata una non morta, la giovane innamorata affronterà tutta Verona per tornare da Romeo. Ma ne varrà la pena?
Quindi appunto abbiamo un po' una specie di rivisitazione in chiave soft creepy e anche splatter di Giulietta e Romeo di Shakespeare. Quindi Giulietta prende il veleno che doveva farla sembrare morta, invece si risveglia che era morta sul serio e che è uno zombie. Allora, mi è piaciuta. Devo dire che ha alzato moltissimo il voto il finale, perché ci sono delle cose inaspettate che mi sono piaciute particolarmente, è un risvolto che mi è piaciuto particolarmente e mi è piaciuta moltissimo Giulietta, soprattutto per questo finale. Tanti tanti punti, ha guadagnato un sacco di punti. È un libro, sì, è vero, splatter, ma anche divertente. Fa sorridere in alcuni punti, sdrammatizza un po' le scene, diciamo, splatter, e devo dire che mi ha intrattenuta bene. Sono 100 pagine, si legge veramente in un quarto d'ora, ve lo leggete, però carino, se vi piacciono i retelling, se vi piacciono un po' le storie più dark, o gli zombie. Questo ve lo consiglio, a me è piaciuto. Altro libro letto è stata una collaborazione con Fabrizio Bragion, Al di là del destino, che narra le vicissitudini che Gary, un ragazzo morto suicida, e Camilla, altra ragazza adolescente morta suicida, ma per altre circostanze, perché era stata, diciamo, quasi costretta, devono affrontare. Allora, queste due anime si ritrovano nell'aldilà, nel regno dell'inferi, perché appunto si sono suicidate, però loro vogliono riscattarsi, non si sentono di appartenere, diciamo, a quel girone infernale, ma cercano di riscattarsi. E qui parte, non voglio dirvi più di tanto, perché comunque il libro sono 178 pagine e secondo me è anche bello da scoprire. Comunque, queste due anime, insieme a due compagni di avventura, quindi sono quattro, cercano di arrivare in cima alla gerarchia per redimersi. E è un viaggio ricco di sfide che dovranno affrontare questi personaggi. La storia è un po' come se fosse una favola, cioè ci sono un po' delle ripetizioni classiche delle favole. I personaggi incontrano un antagonista, li fanno fare una prova, la devono superare e così via, fino ad arrivare al loro obiettivo. I personaggi mi sono piaciuti perché riescono anche ad avere un'evoluzione durante una storia, prendono un po' più consapevolezza di sé, di cosa vogliono essere, di cosa hanno fatto, di cosa sono, eccetera. Quindi mi sono piaciuti. Le ambientazioni anche qua mi sono piaciute perché ricordano un po' Dante, la Divina Commedia, che io adoro, quindi mi sono piaciute anche per quello. Inoltre, l'autore ci pone davanti a delle riflessioni su appunto la depressione, ad esempio, il suicidio, eccetera. E anche qua, come per Lisa Saporito nell'altro libro, l'autore ce lo racconta con molta delicatezza. E quindi, anche se ci sono delle tematiche importanti all'interno di questo libro, è un libro appunto adatto anche ai più sensibili perché sono descritte e raccontate in maniera molto soft. Comunque, è un libro che a me è piaciuto e che vi consiglio. Poco conosciuto, io non ne avevo sentito parlare, me l'ha proposto l'autore dopo che io avevo acquistato e letto, è piaciutissimo, un libro suo, ma per caso, e ho letto anche questo secondo volume, devo dire che mi è piaciuto molto e ve lo consiglio. Poi, che cosa ho letto? Mia ultima cosa, un libro in realtà famosissimo, che è Pinocchio, in questa edizione meravigliosa di RBA Storie Meravigliose, che tra l'altro, per chi si fosse perso le uscite, RBA sta facendo uscire nuovamente questa collana, quindi se vi siete perse delle uscite o non ne avete acquistate, ma vi siete un po' mangiate le mani, andate sul sito RBA Storie Meravigliose, c'è l'elenco di tutte le uscite. Voi potete ordinarle sia sul sito RBA oppure andare in edicola dal giornalaio e chiedere
le varie uscite. Io mi sono fatta mettere da parte le uscite che mi interessavano dal giornalaio, solo quelle, e quindi poi il giornalaio mi mandava il messaggino quando mi arrivava. Comunque questa è una parentesi che vi dico perché sono delle edizioni belle esteticamente, curate, con delle belle illustrazioni all'interno e costano solamente 12 euro, quindi io ve lo consiglio. Comunque Pinocchio io è un libro che avevo letto alle elementari. Ce lo leggeva la maestra, ci lasciava un quarto d'ora prima dell'uscita e in questo quarto d'ora ci leggeva Pinocchio. Poi quando ho fatto le serali mi è capitato di riprendere in mano per scuola appunto Pinocchio, quindi di rileggere alcune parti in qua e là e ecco poi ho voluto acquistare il libro e leggerlo tutto dall'inizio alla fine. Allora intanto Pinocchio è un... non è tra i miei racconti preferiti, però è un libro che a me, una storia che a me comunque piace. La cosa che mi piace è che è stato uno dei primi libri ad avere come protagonista un bambino, comunque non un adulto, povero, normale, e anzi sarebbe anche quasi quello che si potrebbe definire un antagonista, cioè lui non è un personaggio buono, è un personaggio che va sempre contro le regole, va sempre contro il babbo, contro le varie autorità che si ritrova davanti e proprio per questo si ritrova sempre nei guai e viene punito. Collodi è molto duro nei confronti di Pinocchio, però appunto questo protagonista che non è l'eroe perfetto che troviamo di solito nelle favole, forse lo avvicina di più alle persone, ai bambini normali. Ed è questo che a me è piaciuto, abbia ovviamente una morale, e, però insomma Pinocchio mi ha fatto piacere leggerlo con occhi da adulta e leggerlo dall'inizio alla fine senza saltare capitoli, senza avere interruzioni. È un libro che io mi sono letta in un pomeriggio, mi è piaciuto molto. Benissimo, quindi queste sono state le letture che ho fatto a gennaio. Fatemi sapere se avete letto qualcosa anche voi, che cosa avete letto e se avete letto qualcosa di questi libri. Io vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!